guess now it's time for me to give up. I think it's time. Bentornati, cari amici. Questa volta abbiamo deciso di riservarvi una puntata speciale. Sempre in compagnia della nostra inseparabile troupe, vi mostreremo le strepitose immagini del varo di una nave da crociera, vero e proprio villaggio turistico galleggiante. A bordo della Carnival Liberty, costruita da Fincantieri per la società armatrice statunitense Carnival Cruise Lines, ogni giorno è un sogno. Ogni sogno è un ordine. Munita di qualsiasi comfort, regala emozioni uniche e propone una vasta gamma di intrattenimenti. Lo stabilimento Fincantieri è la società italiana che detiene oggi la leadership nel comparto della costruzione di navi da crociera. Immense città sull'acqua che ospitano numeri da capogiro, che tradotti in termini economici significano ricavi per oltre 16 miliardi di dollari. Ubaldo e Alessandra, dopo l'imbarco, ne approfittano per fare un giro a bordo di questa nave strepitosa. 5 piscine, di cui una al coperto, 4 ristoranti, 22 bar, casinò, discoteca, internet caffè, palestre, area fitness, un mondo tutto a portata di mano, in cui niente è lasciato al caso e dove la parola d'ordine è divertirsi. L'itinerario da percorrere ci regalerà uno spettacolo che difficilmente sarà dimenticato. Partiamo dal porto di Monfalcone per raggiungere la vicina Croazia, destinazione Dubrovnik. Arrivati in Croazia! Sono pochi i luoghi e questo mondo in cui ci si sente come trasportati d'incanto in un'altra dimensione. È proprio questa la sensazione che si prova nella città di pietra. A nord delimitata dal Monte San Sergio, a sud dal mare cristallino, cosparso di isole come tante piccole perle. La città, paragonata da alcuni alla Saint-Tropez degli anni 60, è stata teatro di eventi storici e sfondo di eventi culturali, che attraverso le varie epoche hanno lasciato traccia in tutti i suoi angoli. Crocevia tra l'antico e il moderno, il nome slavo di Dubrovnik, in italiano Ragusa, deriva da Dubrava, fitto bosco di querce mediterranee che un tempo copriva il Monte San Sergio. Gli inverni miti e le estati calde hanno da sempre attirato numerosi turisti, proprio come noi, desiderosi di provare gli autentici sapori, colori e odori del Mediterraneo. La storia della città svela un sito ubicato a precipizio sul mare,
che aveva il vantaggio di una posizione strategica. Tuttavia la popolazione, spossata dall'accanimento dei nemici, iniziò la costruzione di una cerchia muraria. Lunghi più di 2 chilometri, questi alti bastioni rappresentano una delle fortificazioni medievali più belle e meglio conservate. Percorrendo la cinta muraria, si può ammirare in tutto il suo splendore l'antica città e le sue massicce torri. Strade e scalinate ripide con una moltitudine di negozi sono l'immagine tipica di Dubrovnik. Nel 1667 un grande terremoto colpì la città. La catastrofe distrusse innumerevoli edifici e spazzò via documenti e atti importanti. L'entità dei danni richiese un lungo periodo di recupero. Tuttavia, Dubrovnik ha continuato ad attrarre per la sua bellezza molti curiosi, scrittori di viaggi, avventurieri. Con i suoi 17 monasteri e chiese, rappresenta un monumento di eredità storica ed è protetta dall'UNESCO. Centro della città è lo Stradone, meglio noto con il nome popolare di Strado. Nel passato, esso ha svolto il ruolo di ponte tra l'insediamento di 2 piccole comunità che poi hanno dato vita all'attuale Dubrovnik. Lo Stradum pullula di magnifici palazzi. Qui si accentrano tutti gli avvenimenti, sono situati tutti i negozi. Avvolto di luce e accarezzato dai raggi del sole, è l'arteria che nutre la città. La storia ricorda Dubrovnik come una potenza marinara affiancata da Venezia, che vedeva in lei la sua maggior rivale fino alla conquista del 1202. Guardando le meraviglie di Dubrovnik e godendo di questo mare tranquillo, ci chiediamo come la tripla guerra civile tra slavi musulmani, serbi ortodossi e croati cattolici non abbia turbato definitivamente l'armonia del paese. Fortunatamente, anche le cose brutte giungono alla fine, permettendoci di ammirare tutto ciò che è sopravvissuto. Le strade che un tempo furono teatro di crude guerriglie, oggi ospitano una marea di turisti, flotte di piedi frettolosi che osservano, giudicano, si entusiasmano. Ogni pietra, ogni angolo nascosto di Dubrovnik esprime intensamente la sua storia. Ed è proprio per questo motivo che ad occhi stranieri appare così magica e misteriosa. Come sempre, anche questa avventura giunge al termine. Risaliamo sulla nostra nave pronti ad affrontare il viaggio di ritorno che ci porterà a circumnavigare l'Italia passando attraverso lo stretto di Messina. Is all that you can't say. He is all right and still
possiamo ammirare le isole Eolie. Lo spettacolo che si presenta ai nostri occhi non ha paragoni. Nemmeno dipingendola sarebbe possibile dare un'idea di questa terra convulsa, ardente e quasi in fusione. L'incantevole arcipelago si compone di 10 tra isole e isolotti di origine vulcanica, ma soltanto 7 sono abitate: Lipari, Salina, Vulcano, Alicudi, Filicudi, Panarea e Stroboli. Costeggiamo proprio l'isola di Stroboli e restiamo affascinati dalle sue pendici fumanti e dalla famosa Sciarra del Fuoco, formatasi dopo l'ultima recente eruzione. Dopo questo viaggio, sicuramente indimenticabile, siamo pronti a tornare a casa. La nave attracca nel porto di Napoli, la nostra troupe stanca ci saluta. Noi, da perfetti viaggiatori e sognatori, non sapendo distinguere il viaggio dal sogno, come sempre, vi diamo appuntamento alla prossima avventura.